Il tuo metabolismo è lento e non puoi farci nulla? Ti capisco. Vabbè, allora ci sentiamo al prossimo video. Oppure no, perché molte volte quando noi parliamo di metabolismo diciamo no, ma io sa, il metabolismo è lento. Perché è lento? Ma faccio anche attività, ma non succede niente. Allora dobbiamo cercare di immaginare il nostro metabolismo, che tanto anche nel termine è importante capire di cosa stiamo parlando. Non parliamo tanto di metabolismo, ma di spesa energetica, quindi TDEE, che riguarda tutto quello che noi, da quando ci alziamo la mattina, quando la mattina dopo ci stiamo per alzare, quindi nelle 24 ore, noi abbiamo speso con tutto quello che possiamo fare. In questa torta, che adesso possiamo vedere qui a fianco, ci sono almeno tre porzioni molto importanti. La prima porzione, quella più importante, è proprio il metabolismo basale. Il metabolismo basale siamo noi, nel senso che noi, anche solo stando a letto, solamente per il fatto che siamo vivi, meno male, solamente le nostre funzioni vitali hanno bisogno di una certa energia costantemente. E questa quota è la quota più importante di questa grande torta. Poi abbiamo un'altra fetta di torta. Questa fetta di torta è legata all'attività, attività che può essere fisica, ma anche all'attività che può essere intellettuale, mentale. Alcuni non ne hanno bisogno e quindi la risparmiano. Però l'attività fisica è molto diversa, nel senso che io posso fare un'attività che man mano mi fa bruciare chilocalorie e ho bisogno tutti i giorni di rifarla nello stesso modo, oppure posso fare un'attività che sì, mi fa bruciare chilocalorie, ma sposta anche un pezzettino di questa torta verso il metabolismo basale, e lo vediamo dopo. La terza torta, la terza fettina di torta, è questa che riguarda la termogenesi, ovvero proprio il processo, il consumo che noi abbiamo per digerire i cibi che mangiamo. Quindi ovviamente una persona che fa una colazione, uno spuntino, la pranzo, la merenda, la cena ed altro 5-6 volte durante il giorno avrà un consumo, un dispendio calorico anche legato al fatto che sta ovviamente nutrendosi durante tutto il giorno. Quindi molte volte quando si fa meno alimentazione, quindi si riducono i pasti, chiaramente tutto si abbassa, ma non il metabolismo basale, si riduce la spesa energetica totale. Questi sono due aspetti molto importanti. Allora ritorniamo un attimo sul fattore che abbiamo detto, ovvero perché noi non trasferiamo l'attività fisica verso il metabolismo basale, che sarebbe bello per sollevare questo metabolismo lento. Semplicemente perché molte volte quando tendiamo a voler fare questo facciamo quell'attività aerobica che sul dizionario della lingua italiana c'è scritto che deve essere un'attività fatta a bassa intensità per lunghe percorrenze. Questo cosa fa? Sicuramente rende la nostra macchina molto più efficiente in termini di accensione, di regolazione, di consumo, ovvero tutta la parte cardiorespiratoria ne ha dei grandi benefici. Ok, però non intacca il metabolismo basale, se non in minimissima parte. Allora, per far questo dobbiamo fare assolutamente un'attività contro resistenza, un'attività di forza, ovvero la massa magra, i muscoli, che sono quelli che ovviamente devono avere più energia, anche stando fermi, devono essere allenati. Quindi quando andiamo a pensare di voler svegliare un po' il metabolismo, non dobbiamo pensare di andare a fare la corsa al parco. Va benissimo per un sacco di cose, ma non per quello. Per quello dobbiamo fare anche attività contro resistenza, quindi con i carichi, con i sovrappesi, o comunque se proprio ci piace correre, nuotare e pedalare, va bene anche quello, ma almeno facciamo degli allenamenti ad alta intensità frammezzati a quelli a bassa intensità, perché la parte anaerobica contribuirà sicuramente a migliorare anche la massa magra. Spero che sia stato interessante, condividi se vuoi e ci sentiamo al prossimo. Ciao!